Ciao ragazzi, oggi è arrivato questo bel cassettone che vedete qui. Scopriremo in tempo reale cosa c'è qui all'interno, quindi adesso lo apriamo, non vedo l'ora di aprirlo. Io ovviamente già so cosa c'è all'interno. È una batteria LiFePO 4 già assemblata, quindi è una batteria di quelle pronte da Basen che ho richiesto a Basen con delle specifiche particolari. Quindi ho richiesto a Basen alcune caratteristiche per questa batteria e Basen, diciamo, mi ha accontentato e mi ha mandato questa batteria. Questa batteria ovviamente faremo parecchi test perché la proveremo sull'impianto, proveremo i parametri, quindi ci saranno tante cose da andare a far vedere all'interno di questa batteria come è fatta. E ovviamente intanto la apriamo e ci accertiamo di che sia la batteria sia integra, che è arrivata ben imballata. Già vedete ovviamente che c'è tutto il cassetto in legno con tutti i rinforzi in metallo. Ovviamente questa è una batteria, ragazzi, che pesa più di 100 kg. Quindi adesso mi muovo, la apriamo e vediamo al suo interno che cosa troviamo. Allora, ragazzi, ho tirato tutte le linguette. Adesso avviciniamo la telecamera, ve la voglio far vedere da vicino come è imballata al suo interno e che tipo di batteria è. Quindi avvicino la telecamera e la riapriamo insieme. Questo se serve all'occorrenza lo usiamo. Allora, intanto ragazzi, abbiamo i ci danno, arrivano i cavi di comunicazione, tasselli per appenderla, quindi già penso che qualcuno ha immaginato che tipo di batteria si tratta, e i bulloncini dei poli dove vanno avvitati questi cavi. Quindi questi li togliamo tutti e li mettiamo da parte. Qui abbiamo polistirolo, lo mettiamo da parte. E qui abbiamo il nostro giocattolino. Batteria ovviamente è arrivata integra, nel senso non ha ammaccature, ragazzi, non ha assolutamente nulla, imballata bene, l'avete visto quanto sia spesso questo gran polistirolo, e ovviamente sotto abbiamo l'altro polistirolo, quindi ce n'è due. E adesso il lavoro da fare, poi la andiamo ad analizzare, la andremo ad aprire al suo interno come è fatta, che celle ci sono e che cosa andiamo a trovare. Qui sotto abbiamo dei piedi e delle ruote regolabili. Ruote molto innovative perché possiamo andare a fare il blocco praticamente del peso, quindi non andiamo a gravare, diciamo, il peso della batteria sulle ruote, ma lo andiamo a gravare proprio sui piedini in gomma. Poi dopo andiamo a vedere come funziona. Adesso farò un bello sforzo e proveremo a uscire questa batteria da qua dentro per metterla in piedi e poi la entriamo dentro casa e proveremo ad analizzarla ulteriormente.
Ragazzi, è talmente pesante che io ovviamente non riesco a uscirla da qua, devo levare il coperchio davanti e cercare di farla scorrere. Allora, ce l'abbiamo fatta a togliere il coperchio e adesso proviamo a farla scorrere. Col cavolo. Allora, ragazzi, ho tolto il polesterolo, l'ho messo in piedi, vi assicuro una faticaccia enorme. Qui vedete la batteria, ovviamente la batteria esteticamente nulla da dire, nel senso batteria bellissima, bordi arrotondati, attacco laterale per i poli all'inverter. Qui ci lateralmente abbiamo l'antennino del modulo wifi, che solitamente nei box non c'è, tranne se è richiesto in maniera particolare, le porte del BMS, DP switch, i LED dello stato, quindi diciamo che abbiamo tutto. Adesso la scendiamo da qui, la porterò dentro e proveremo ad aprirla, quindi leveremo il coperchio davanti e ci accertiamo che tutto è integro, perché ovviamente col trasporto, considerate che sono sempre cose pesanti e viaggiano per centinaia di chilometri, quindi ci vediamo dopo quando la porto in casa. Allora, ragazzi, sono riuscito a portarla con fatica dentro e con l'aiuto ovviamente della moglie, perché solo non riuscivo a portarla dentro. E la batteria, proviamo un attimo ad accenderla ancora, è una cosa che non ho fatto. Quindi la batteria si accende, quindi spinotti, cose scollegate non ne abbiamo. E io adesso la spegniamo. Sviderò tutte le viti di questo coperchio e la voglio aprire. Perché la voglio aprire? Intanto per vedere che genere di celle troviamo al suo interno, perché queste batterie non sono tutte quante uguali. Due, perché ho fatto una richiesta specifica a Basen e la volevo in un determinato modo e voglio condividerlo con voi. Perché questo? Quando qualche amico del canale, qualche ragazzo del canale che la vuole acquistare, vedendo quello che vedrà oggi, gli si può accendere la lampadina e dire: guarda, Salvo ha fatto questa richiesta la posso fare anch'io. Dovete sapere che delle richieste particolari non sono impossibili da fare a Basen, basta che comunicate con la signora Emily e il link lo troverete qua sotto nel video. Richieste particolari come quella che vedrete oggi in questa batteria sono all'ordine del giorno, nel senso Basen, se ve la può soddisfare la vostra esigenza, quello che state vedendo oggi, vedrete oggi, ve lo farà, non ci sono problemi. Ovviamente, ragazzi, se abbiamo urgenze di avere batterie e loro hanno nel deposito Europa la batteria classica, quindi l'altra versione, non quella che vedrete oggi, ovviamente lì non ci possono accontentare in alcun modo. Però se le batterie invece le ordiniamo con provenienza dalla Cina, perché non abbiamo fretta per tutta una serie di cose, quello che vedrete oggi può essere un'opportunità.
Qui ragazzi ho appena aperto la batteria, ho rimosso ovviamente io qua le tre viti, eccole qua, e questa come potete vedere è l'interno della batteria, batteria ovviamente che è ben isolata, ovviamente secondo me si poteva fare anche qualcosa di meglio, tanto spazio c'è, nel senso si poteva mettere anche il BMS in un'altra posizione, hanno preferito comunque metterlo ovviamente qua sopra. Perché questo? Perché la batteria di questa versione qui, solitamente le celle, io ho chiesto questa modifica, solitamente le celle, adesso vi faccio vedere, vengono posizionate, vi metto accanto una foto di un box, una batteria uguale a queste, solitamente le batterie di questa, diciamo le celle di questa batteria vengono messe con i terminali girati al contrario. Vi faccio vedere una foto qui accanto per farvi capire. Io ho chiesto una modifica di mettere le batterie frontali, quindi mi hanno messo le batterie frontalmente, me l'hanno praticamente tra virgolette isolate con questo sistema qui. Perché ho chiesto questa modifica? Perché per facilità di intervenire, se un domani qualche cella fa capricci, se dovrei mettere un bilanciatore attivo, qualsiasi cosa dovrei andare a mettere, ho le celle frontali a portata di mano, vedete che qui ci sono tutti i cavetti dove devo intervenire. Chiederò, questa è una batteria che ho fatto arrivare così, non sono riuscito a ottenere in tempo l'altra versione, la porterò più avanti nel canale, quindi la chiederò più avanti e la farò vedere. Questa è la versione con i terminali saldati, infatti vedete che qui il terminale è saldato proprio con la saldatura laser sulla batteria. Io chiederò una versione differente rispetto a questa, quindi il prossimo upgrade che chiederò, a parte praticamente il posizionamento così, sarà quello di avere le celle abbullonate. Quindi le celle con le piste proprio abbullonate come il box batteria. Perché questo? Perché in quel caso, se io voglio intervenire, andare a rimuovere una singola cella di queste, posso praticamente intervenire. Se per caso nel tempo le celle si dovessero rovinare, mi rimane il box e posso andarlo ovviamente a riutilizzare. Ho tutto praticamente a portata di mano. Ovviamente anche questo un domani si può riutilizzare, perché levi i blocchi e metti qui all'interno le 16 batterie. Quindi non è questo il discorso, però vedete, vi faccio vedere qui accanto la versione proprio con queste busbar abbullonate, che secondo me è la soluzione tra virgolette migliore, anche se c'è il discorso ragazzi del trasporto, perché il trasporto può far sì che una barra di questa si allenti, quindi dobbiamo, quando arrivano queste batterie da tanti chilometri di distanza, quello che dobbiamo fare realmente è sempre andare a controllare tutte le connessioni. Io ovviamente lo farei anche su una batteria del genere, per questo ho preferito far mettere queste celle in maniera frontale, perché tutta la bulloneria si può andare a controllare con facilità. Quindi ragazzi, questo video per oggi finisce qui, ma questo video allo stesso tempo continuerà con nuovi video che arriveranno sul canale, che riguarderanno la messa in funzione di questa batteria. Quindi aspettatevi praticamente video riguardanti praticamente il BMS. Questo ricordo che è lo stesso identico BMS che viene installato all'interno dei box della Basen. Quindi aspettatevi questo genere di video, aspettatevi la messa in funzione di questa batteria. Andremo a vedere queste batterie come reagiscono, quindi durante la carica si genera sbilanciamento nelle celle, quindi andremo a vedere come andare a recuperare anche questo sbilanciamento. Quindi ci saranno dei video molto interessanti che riguarderanno questa batteria, l'ho voluta far arrivare apposta dopo che faremo questi test. Ovviamente questa batteria andrà via dal mio impianto, in quanto questa batteria andrà su un altro impianto che non è assolutamente il mio. Quindi è stata, diciamo, presa in prestito per consentire divulgazione di tutta una serie di informazioni che riguardano il corretto funzionamento di questo genere di batterie, che voglio portare all'interno del canale come contributo di crescita e per rendere le persone più autonome possibili quando si devono fare certi lavori.
Questo è lo spirito che praticamente mi ha sempre contraddistinto all'interno del canale, quindi ci vediamo in un prossimo video.